Thank you.
Donna, aiutami. Io non ascolto un grido di aiuto. Ma tira avanti e distrae le sue orecchie. Mai più sentirai il lieve richiamo del suo amato. Avrebbero impalato, mi avrebbero decapitato, morte atroce.
io non volevo morire. Era l'era dei cambiamenti. Guardate bene, nell'era dei cambiamenti, chi è più intelligente sa come far girare la situazione a suo vantaggio. E così presi due soldati corrotti e mi feci portare dalla campagna fino alla città in catene. E quando fui nel vicolo dei calzolai, quello dove c'è sempre un sacco di gente, iniziai a urlare: fratelli, io sono un traditore! Io non lo sapevo, io per ignoranza ho aiutato il gran duca, il gran ladro, il gran delinquente, fratelli! Fatemi a pezzi, io non sono degno di stare fra voi. E nel silenzio, la sorpresa generale, io continuavo: dov'è il capo della polizia? Dov'è il giudice? Dov'è il podestà? Non c'erano queste figure. Non se ne ricordava più nessuno. Non c'erano autorità. E io ancora: vi prego, portatemi dal giudice! Dovete esigere una sentenza! La peggiore di tutti per me! Dovete farlo! In nome della legge! La legge era una parola dimenticata da tempo ormai. Nessuno la sentiva più, nessuno la capiva più. Ed è andata come in Persia, 40 anni fa, quando sono stati uccisi tutti i visiri, i ministri, i capi della polizia. Anche mio nonno, che era un uomo curioso. E anche in Persia, quando hanno fatto fuori il visiri, al suo posto è andato un contadino. Un soldato semplice è diventato il capo delle forze armate, il capo supremo. E come pagatore hanno preso uno di campagna, un tintore. E allora anche io ho preso la mia parte in questa rivoluzione. Ed ha imputato, mi sono fatto giudice. E per prima cosa ho assolto me stesso. Voi vi domandate perché? Qual è la ragione per cui succedono queste cose? Ci vuole una ragione per articolare? Tu perché ti gratti? E a noi? È la guerra. La guerra. La guerra è stata troppo lunga. E quando una guerra è troppo lunga, non c'è giustizia per nessuno.
50 anni la patente, peccato che ne abbia 150. Ma c'è la trasmetta di Lascia! Signora, è cieca, è sorda, non guidi più per cortesia. Senta, mi batti la carrozza così la esame. Se no, ci potrebbe passare. Sono d'accordo che ci possiamo sicuramente. Ci arrangeremo. Sì, guardatevi le carrozze! Rubato, da contratto si trattava di un prestito. Ma io li rivolgo indietro? Sì, quanti sono? I miei 10 euro. 10 euro per sfamare la famiglia, una buona ragione. Con 10 euro non ci sfamo la famiglia. Lei a me quanti ne potrebbe dare? Allora. Ma... Ma signore... Allora non posso fare niente per lei, mi dispiace! Perfetto. Lei non può fare grazie. Signor giudice, salve. Come vede, sì, io ho un problema, la gamba destra sono zoppa. Ma sa perché? Perché il marito di questa signora mi doveva curare un lieve dolore alla gamba sinistra. Mi ha lasciato zoppo dalla destra. Signor giudice, la prego. Signor giudice, ma lei saprà che è in guerra. È in guerra. Destra sinistra. Ma non ha senso. Io ho dei figli, io ho dei figli, signor giudice. Mi sembra un'ottima soluzione. La neve si scioglie. Soldato non viene a prendere. Hai bisogno di un marito. Così la gente non parla. Io devo aspettare. La gente non deve parlare. Io devo aspettare.
Un marito a letto, un marito sulla cara, un marito sull'orlo della morte. Un marito che possa dare delle garanzie a Leo. Un matrimonio che possa dare delle certezze, solo per lui. Un timbro per 400 monete. Potremmo trovarti un marito. Hanno detto che la guerra è finita. Fatti vedere. Forza, vieni avanti. Così saprò chi mi hanno scaricato come moglie. Hai paura. Sei spaventata. Forza, l'avrai visto altre volte un uomo nudo. Il tuo bambino non sarà fatto di aria. Forza, coraggio. Vieni qui, vieni dentro.
aspetti un soldato. Ma chi se ne frega? Se anche tornasse, tu ormai sei una donna maritata. Tu non vuoi smerdare tuo marito, vero? Io sì, ho un campo, ma di questo campo non mi frutta abbastanza. Per questo tu sei qui. Sai, come si dice da noi, la donna sa chi è il terreno, ma di notte apre le gambe. Così, allo stesso modo, tu, di giorno, ci sarai per il tuo bambino, ma di notte sarai per il marito, sarai per tuo marito. Sei tu la gruscia, sei tu la gruscia. Sì, io, sai. Questo sarebbe tuo figlio? Sì, lui è mio figlio. Lascialo, abbiamo l'ordine di portare in tribunale questo bambino. Ma trovate in tua custodia, perché c'è il sospetto che sia Leonardo Abashvili, figlio del governatore Gheorghi e di sua moglie Natella. Ebbene, Natella è tornata e reclama il suo diritto su questo bambino. Sarà il giudice a decidere della sua sorte. È il mio bambino. Signor giudice, non è un bambino come tutti gli altri. Io, questo bambino io l'ho concepito nell'estasi dell'amore con mio marito, il governatore. L'ho portato in grembo, l'ho nutrito e poi l'ho partorito nel dolore. È mio figlio. Io ho messo sempre il suo bene di fronte al mio. Ho addirittura sposato un uomo in punto di morte per lui, per dargli delle garanzie, delle sicurezze della vita. E voi adesso volete togliermelo, volete portarmelo via. No, signor giudice, mi ascolti. Io, quella sera in cui le guardie sono entrate nel palazzo e volevano uccidermi, volevano... Si stava sperando la disgrazia. Io sono fuggita, il bambino l'ho abbandonato perché tutti conoscevano me, ma lui no. E l'avrebbero ucciso se l'avessero trovato insieme a me. Io non potevo portarlo con me. La corte non ha trovato una soluzione per questo caso. Ma io sono il giudice. Aspetta a me stabilire chi sarà la madre. Sentite, facciamo una prova. Mi disegni un cerchio? Sì, sì. Allora, metteremo il bambino... Grazie.
Metteremo il bambino al centro del cerchio. E giudicante, giudicata, lo prenderete per mano. E la vera madre sarà colei che lo saprà tirare dalla sua parte. 3, 2, 1. Gorgeous star, I'm robust.